Una volta un cane si addentrò in un museo dove tutte le pareti, il soffitto, la porta e persino il pavimento erano fatti di specchi. Il cane, al centro della grande sala, si sentì congelato per la sorpresa. Un intero branco di cani lo circondava da tutti i lati, dall'alto e dal basso. Vista la situazione, il cane digrignò i denti e tutti i riflessi reagirono nello stesso modo. Spaventato, il cane iniziò ad abbaiare freneticamente. I riflessi e l'eco gli rimandavano il suo abbaiare, aumentandolo di molto. Il cane abbaiò ancora più forte e l'eco continuava a salire. Egli iniziò allora ad agitarsi, a scuotersi da un lato all'altro, mordendo l'aria. Anche i suoi riflessi iniziarono ad agitarsi nella sala, facendo schioccare i denti. Il mattino successivo, le guardie di sicurezza del museo trovarono il povero animale morto e circondato da un milione di riflessi di cani senza vita. Non c'era nessuno che avesse potuto fargli del male. Egli morì combattendo contro i riflessi della propria immagine. Il mondo in sé non è né buono né cattivo. Tutto ciò che accade intorno a noi è il riflesso dei nostri pensieri, sentimenti, desideri e azioni. Il mondo è un grande specchio. Trova un buon atteggiamento, sorridi dal profondo, la vita è bella.